grazie all'8 per 1000 della Chiesa Cattolica Italiana, la Caritas di Livorno è riuscita a stare accanto ai senza tetto, portando loro circa 3000 pasti caldi durante il tempo del Covid e offrire 1000 pacchi vivere alle famiglie in difficoltà. Le famiglie in difficoltà che sono emerse in questo tempo sono soprattutto persone che avevano un lavoro precario o che si arrangiavano facendo lavori saltuari e che si sono ritrovati da un giorno all'altro senza nessuna forma di reddito. Ma non solo, anche anziani soli, anziani che magari durante il lockdown avevano i loro figli o i parenti fuori città, per cui non avevano nessuna persona in grado di poterli aiutare nel loro stato di difficoltà, anche solo semplicemente per fare la spesa. Quando sei in panchina di notte e d'inverno non dormi, non dormi. Sei disperata, ti senti sola. Questa è la mia stanza dove mi ospita la Caritas. La condivido con una persona, Maria Peruviana, e mi trovo bene in questo momento. Ci hanno dato la massima di fiducia, ho le chiavi, entro in camera, mi faccio la doccia, ho la luce. Poi sta a noi portare rispetto, perché questa è vera casa nostra, ma non lo è. Perché è un istituto che fa bene a me, alle altre donne, può servire anche a altre donne. Durante il coronavirus ho perso il lavoro e mi sono trovata veramente in difficoltà e sono venuta a trovare la Caritas. Ho avuto una risposta veramente meravigliosa di loro perché mi hanno dato una grande, grande mano. Tanto economicamente, anche con la spesa per mangiare per me e per mia figlia. Oggi siamo un po' nell'idea che magari stiamo pensando che sia tutto finito. In realtà l'emergenza sanitaria durerà fino a un certo tempo, ma l'emergenza sociale si prospetta molto più lunga e molto più difficoltosa. Noi chiediamo continuamente di non lasciarci da soli in quest'opera, nello stare accanto alle persone. Probabilmente i prossimi mesi ci regaleranno altri scenari con altre difficoltà, soprattutto legate a un disagio economico e sociale, del quale non siamo ancora in grado di poter offrire una previsione, però sappiamo che saranno tempi in cui dovremo rimboccarci le maniche un'altra volta e ognuno portare il suo sacchettino di pasta o di alimenti come ha fatto durante il tempo del lockdown per stare accanto a chi non ha più nulla.